Gianluca Vialli è volato nell'altra dimensione e per salutarlo sono andato in archivio, ho preso una clip di quando la notte tra il 31 dicembre 1994 e il 1 gennaio 1995 lui è entrato nel camerino perché è venuto a vedere un concerto di Jovanotti, il concerto di Capodanno a Forlì. Gianluca era un fan di Jovanotti, Jovanotti era un fan di Gianluca Vialli. Una premessa. L'estate precedente, nel 1994, Romy Guy, che era il direttore marketing della Juve, mi aveva chiesto di pensare, di organizzare, dirigere artisticamente un tour della Juventus per avvicinarla ai tifosi. Era appena arrivato Gianluca Vialli e si capiva che, diciamo, gli altri juventini lo guardavano un po' con diffidenza. Però quella tournée, quei 10 giorni, girando per l'Italia, dove io gli facevo cantare i Queen con le parrucche, ci divertivamo, li presentavo, ci facevo fare di tutto, ha creato uno spogliatoio e lui me l'ha confermato entrando nel camerino di Jovanotti quel 1 gennaio 1995. Fra l'altro noi venivamo con Lorenzo da un capodanno fatto a Roxy Bar in collegamento anche con Rai 1 e poi siamo andati a Forlì tutti insieme. Bene, Gianluca entra nel camerino. Ed è con questo video, con questo clip dove è felice, che io voglio salutare Gianluca. Ciao, guardalo! Ciao Gianluca! Guardalo qui, guardalo! Ciao minchia! Ciao! Auguri! Salutato, grazie. Auguri. Buon anno Gianluca! Stavo detto che vincevate lo scudetto, Ma non l'abbiamo ancora vinto! No, no, ma è inutile che ti tocchi, l'avete già vinto, l'avete già vinto, l'avete già vinto! Perché tu hai creato il gruppo. In giugno, con quella tournée, tu hai creato il gruppo e questo gruppo vincerà lo scudetto. Adesso Veramente, no, ti giuro, la nostra squadra è nata in quei 10 giorni che abbiamo fatto. E c'è anche del merito tuo, quindi è giusto che te lo dove ce l'ha? Ti chiamo Berlusconi domani mattina, oggi. Poi mi sono cambiato. Guarda che La divisa bello! sociale. Però stasera vieni sul palco. A fare. Ah, no, vieni a cantare, no, no. No, stasera è Lorenzo. Canta, si sapeva È la così. sua scusa, è come se io gli dicessi vieni a tirare un calcio di rigore. Beh, cosa credi? Cosa credi? Non mi sembra più con la caccia. Scusa, dipende cosa stai. Se la Juve sta vincendo 4-0 c'è un calcio di rigore. E i regolamenti lo Ah, consentissero. Tu gli dici, vieni a tirare un calcio di rigore. Sarebbe una sì. cosa di cui parlano tutti. Lui questa sera non deve mica dimostrare più niente. È il cantante dell'anno. È un concerto fatto così tra amici. Puoi benissimo chiamarsi un Ieri sera mi certo sono guardato, ho fatto un overdose della cassetta con Rilorenzo. Mi preparo bene per la serata. Allora andiamo, improvvisiamo stasera. Facciamo un po' di pezzi anche di roba da ballare, disco, eh. Sì. Comunque è vero, io l'ho detto, guarda, la tournée lì, la tournée ti No, 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 cazzo, No, 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 cazzo, fai seguire il calcio. Ma tu non hai mai visto una partita, Ma Lotto, eh? andiamo a Allo Lotto, stadio proprio. andiamo a vedere L'ho visto Parma-Juve, ovunque. che ho parlato con Romy Guy, mi ha detto di andare a vedere Parma-Juve, andiamo a vedere Ma Parma-Juve. Lotto! Magari andiamo. Eh? Dai, dov'è? A Torino? No, A a Parma, Parma. Parma. Anche vicino. È la partita dello scudetto, quella lì. Ah, Sì, sì? sì. Adesso ti spiego un po' come sono messi. Loro. Francesca. Sì, esatto. Cazzarola, ragazzi. Però io l'avevo capito, sai lì. Sai, Gianluca, in quella settimana lì, l'avevo capito. L'avevo capito che Guarda si che non stava. stavo scherzando prima quando te l'ho detto, veramente, perché se non c'è No, ma difatti, il ma io ho gruppo, capito, e noi io non eravamo mai stati un gruppo, poi quella settimana, stando insieme una settimana, facendo casino, viaggi, eccetera, è scoccata quella scintilla. E poi è arrivato Ferrara, che mi ricordo Qui, che c'è stasera. c'è Eh Ciro! sì, eh. Ma vado a chiamare, cazzo! Ma siamo tutti con le mogli, Ma dove? fidanzati, Anche Mi stabilico, subito! Cazzo, cosa ho fatto Viale? Aspetta un attimo, fammi vedere. Ha segnato. Come è stato? Rovesciato spettacolare, tutte le volte cosa ha fatto Vialli? Alla Juve o Ma Vialli? cosa ha fatto Vialli? L'ho detto anche in un concerto Sì, in Belgio, ho detto in albergo poco fa, ho saputo che ho visto la Domenica Sportiva, se la Vialli era la tua rovesciata. Bellissimo.